Salve, sono un exterminator. Lei è un ex-terminator? Ha fatto anche il film Terminator? No, io uccido topi e cimici. E sarà Connor? No, Peter, noi abbiamo un topo. Ho la roba nel furgone. Torno subito. Ah, hai visto, Lois? Ci sono più Terminator di quanto si creda. Speriamo che lui termini anche alcune brutte abitudini dei nostri bambini, no? Sì. Signor Griffin, signora, grazie innanzitutto di essere venuti. Si tratta di Chris e sappiamo che sta faticando ultimamente. Quando uno studente ha difficoltà, i genitori dicono cosa? Cosa? No, Peter, aspetta! No, troppo tardi, l'ha detto. Un punto per me. Non ce l'ho fatta con i V asiatici intelligenti. Forse non hanno capito, non lo so. Il punto è che i voti di Chris non migliorano e giusto ieri ha causato un po' di trambusto durante l'ora di storia. Alexander Hamilton è un bianco! Non riesco a capire perché il nostro Chris vada così male. Pensiamo che per Chris la soluzione migliore sia frequentare una cosa chiamata scuola professionale. Ehi, è perfetto, Chris è sempre stato professionale, sta lavorando sodo, è bravissimo a scuola. No, la scuola professionale dove gli studenti meno dotati scolasticamente imparano un mestiere. Non devi essere italiano per andare a una di quelle scuole. Sarà pieno di queste battute nel corso dell'episodio. La scuola professionale non limiterà in seguito le possibilità di Chris. Oh, non direi, avrà davanti tantissime possibilità di carriera, come ad esempio le seguenti. Che siano tre opzioni terrificanti. Chi è d'accordo dice cosa? Cosa? Beccata! Te la sei cercata, Lois. Lo ammetto, sono molto orgogliosa di Meg. Non credevo fosse brava in qualcosa. Qualcun altro in famiglia ha talenti segreti di cui non sappiamo nulla? Io sono campione di orgasmo interrotto. Fantastico! Di cosa si tratta? Niente, è la pratica della negazione dell'erotismo. Aspetta in macchina. Senza interrompere! Ma lui continuò con gli orgasmi interrotti, portandosi al limite del piacere sessuale per poi fermarsi all'ultimo. Sono Ron Howard e faccio la voce fuori campo anche qui. Ma quella fu l'unica voce fuori campo che Ron registrò per questo programma. Aveva chiesto troppi soldi. Sono Kristen Bell e faccio la voce fuori campo a un prezzo onesto. Ma le sue voci fuori campo non erano a un prezzo onesto, perciò si rivolsero a me, un tizio che imita Morgan Freeman, ma che in realtà non è Morgan Freeman. Mi chiamo Josh Robert Thompson. E chiedo il minimo sindacale. Cos'è questa parete gigantesca? Ci siamo, Brian, è il tuo portatile. Se ci entriamo dentro, posso azionare a distanza la mia macchina. Oh, accidenti, gli acari della polvere! Oh no, tardigrado Consuela, tu li puoi fermare? No, no, pulisco solo di mercoledì. Ma non puoi pulire oggi? No, no, mercoledì. Ecco la microscheda, adesso devo reindirizzare i circuiti. Bene, il portatile è collegato a raggio restringente. L'unico problema è che non posso attivarlo da qui. Non so come, ma dobbiamo premere il tasto invio sulla tastiera. Ma così piccolo non ce la farò mai da solo. Aspetta, mi è venuta un'idea. Sarà meglio fare in fretta. Ragazzi, su, da questa parte! Come mai c'è questa griglia dentro il computer? Forse Steve Jobs era fissato con i film anni 80. Brian, aspetta il mio segnale. Non ancora. Non ancora. Non ancora. Ora! Ma non mi hai detto cosa fare? Salta! Perché? Fidati di me!
Oh mio Dio, ha funzionato! Stewie, sei un genio! Signor G, signora G, grazie per l'invito a cena. Il piacere è nostro, Chris ci ha raccontato tante cose carine su di voi. Magari una o due sono anche vere. Chris, racconta ai tuoi genitori della storia che hai scritto. Non lo so. Chris, dai, non fare il timido. Ok, si intitola L'anatra nera. L'anatra nera, avete mai visto un'anatra nera? Io ho visto anatre marroni, gialle, bianche, con la testa verde. Ce n'è di tutti i tipi. E lui va a pensare a un'anatra nera. Dai, è solo una stupida storia, ragazzi. Ehi, se fosse una stupida storia, perché avrebbe un protagonista pieno di sfaccettature? Ricordi che ti ho detto dietro il garage? Che potresti essere gay? Cosa? Non ho detto questo. Che immaginazione che hai il ragazzo. Anatre nere, io gay. E poi che cosa? I marziani, i piccoli marzianini verdolini. Ok, Chris, sono così felice che tu abbia tanti nuovi amici. Non era molto popolare quando andava al liceo. Oh sì, è anche un sacco forte, si occupa di un mucchio di faccende per noi. Faccende? Sì, si è preso cura di uno dei nostri concorrenti. Il signor Firestone ti manda i suoi saluti. Au, 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 smettila, smettila, no, no. Allora com'è stato il tuo primo giorno di ritorno a scuola? Ah sì, tutto bene, mi mancheranno i ragazzi della scuola professionale, ma è bello essere tornato dove è il mio posto. Vado io ad aprire. Eccolo, è lui quello che mi ha squarciato. Ne sei sicuro? Sì, sono sicuro, non ho il tono di quello sicuro. Un turista americano, Peter Griffin, è stato arrestato ed è tenuto prigioniero nella Corea del Nord per aver sconfinato, o così mi hanno detto, e per aver fatto quella cosa con gli occhi che fa sembrare cinese. Che palle! Perché Peter deve rovinare tutte le vacanze di famiglia come rovinò il nostro viaggio a La La Land? Ehi, tizio che non ha mai avuto una parte da sfigato. Un'ora fa ho chiesto Dominic the Donkey, cacchio. È Natale e voglio le canzoni dei cafoni italiani. Oh. Ehi, cicchidi cin, io, io, è Dominic l'asinello. Cicchidi cin, io, io, il nostro ciucciariello. La 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 la. Oh, come il film. La 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 la. La la la. La 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 la. Ancora. Beh, sono ufficialmente privo di idee. Sì, non c'è assolutamente nessuno in città così triste e disperato da uscire con Meg. Ehi, ragazzi, mi tenete il telefono e le puntate da quella parte? Voglio mandare il mio suicidio in streaming. Sì, certo, Kevin. Sai qual è il problema? È soltanto l'egoismo, l'incapacità di guardare fuori e vedere che qualcuno ha bisogno di aiuto. È solo mancanza di empatia. Siamo sicuri che sono inquadrato bene? Non sono un professionista, Kevin. Ad ogni modo, perché la gente deve essere così miope e preoccupata solo della propria piccola vita? È acceso? È esattamente come era quando me lo hai dato. Il punto è che c'è qualcuno là fuori per ognuno di noi, se solo aprissimo gli occhi per guardare. Aspetta un secondo, non hai visto, Brian? Mondo cane, hai ragione. Kevin, senti, prima che tu vada avanti, prenderesti in esame l'idea di uscire con Meg? Con Meg? Perché? Sappiamo che per te è stata dura da quando sei tornato dall'Iraq, ma potrebbe essere un'occasione aiutare qualcun altro che magari dentro sta male come te. Ok, le chiederò di uscire. Grande! Chiamala domani. Stasera recita in un musical, una performance da solista di Hair. Ma che capelli? Quelli sono peli. Ho finito il libro. Sai una cosa, Brian? Abbiamo effettivamente reso la vita di Meg un pochino migliore. Doveva solo scaricare qualcuno. Beh, sai qual è la vera lezione qui, Stewie? Brian, mi dicono che la puntata si sta dilungando. Acceleriamo. Tranquillo, poi sistemano tutto in montaggio. Volevo dire, è tutta questione di famiglia e nell'amore, vedi, la cosa è... Voglio bene, Brian. Ora un trattorista!